Dal libro del Siracide. La sapienza esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano. Chi la ama, ama la vita. Quanti la cercano solleciti saranno ricolmi di gioia. Chi la possiede erediterà la gloria, qualunque cosa intraprenda, il Signore lo benedice. Coloro che la venerano rendono culto al Santo, e il Signore ama coloro che la amano. Chi l'ascolta giudica con equità, chi le presta attenzione vivrà tranquillo. Chi confida in lei la otterrà in eredità, i suoi discendenti ne conserveranno il possesso. Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi, gli incuterà timore e paura, lo tormenterà con la sua disciplina finché possa fidarsi di lui e lo abbia provato con i suoi decreti, ma poi lo condurrà sulla retta via e gli manifesterà i propri segreti. Se egli batte una falsa strada, lo lascerà andare e lo abbandonerà in balia del suo destino. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Ecco, ormai abbiamo trascorso quasi un intero anno pastorale ascoltando le magnifiche parole dei libri sapienziali. Abbiamo meditato il libro dei Proverbi, qualcosa del libro del Coelet, il Cantico dei Cantici, il libro della Sapienza. E adesso stiamo meditando il libro del Siracide, che ci accompagnerà per una larga parte ancora del nostro cammino, ecco, adorante davanti all'Eucaristia. E abbiamo imparato certamente che quando sentiamo dire la sapienza possiamo tranquillamente parafrasare in Gesù, il Verbo eterno di Dio, che a un certo punto è diventato anche nostro fratello incarnandosi nel seno della Madonna, la sapienza increata, divina, il Logos dell'Altissimo, appunto il Verbo di Dio, la parola di Dio, colui che nella Santissima Trinità procede dal Padre, appunto per via di intelletto, ed è ipostatizzato da questa figura della sapienza, che non è soltanto una virtù, ma è espressione di ciò che Gesù è. Ecco, esalta i suoi figli, ci tornano subito in mente le parole del Vangelo, no? Gesù stesso ha detto: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Quindi i figli della sapienza da lei esaltati sono le persone umili, come Maria Santissima. Ed è proprio delle persone umili cercare il Signore, perché l'umile è per antonomasia colui che non si ritiene autosufficiente, autonomo, indipendente. Non dimentichiamo mai della grande menzogna vomitata da quell'essere stramaledetto che è il diavolo, che ha attossicato i nostri progenitori. Era proprio il mito dell'autonomia, dell'indipendenza, e del fare da sé. Diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Grande superbia, quindi, pretendere di essere autonomi, indipendenti, di fare da sé tutte quante caratteristiche che soltanto Dio possiede con perfezione, perché nessun altro lo possiede con perfezione. Ed essere umile è fare il contrario di questo. E quindi è proprio di chi è umile cercare il Signore. Il Signore oggi non è come era nell'Eden alla nostra portata, non passeggia più in mezzo ai figli degli uomini come un amico, non lo può più fare a causa del male che noi abbiamo introdotto nel mondo, ma si lascia trovare, si manifesta a noi attraverso il mistero, è il Dio nascosto. Anche chi sta dinanzi a noi adesso, che è Gesù Eucaristia, è nascosto, noi non lo vediamo, ok?
crediamo e sappiamo che c'è, ma non lo vediamo. Ecco, ma quanti lo cercano? Sono oggetto delle cure dell'Altissimo, perché Lui si vuole far trovare, ma desidera anzitutto che lo cerchiamo, che torniamo a cercarlo, la cosa più bella e più nobile che esista in questo mondo, cercare Dio. E chi ama la sapienza ama la vita. E quanti la cercano solleciti saranno ricolmi di gioia. Sono parole da scolpire nel nostro cuore, perché basta semplicemente cercare la sapienza solleciti. Solleciti vuol dire anteponendo questa ricerca a tante cose. Ecco, prima, durante la preghiera mi è venuta, quella preghiera introduttoria che mi è venuta, non stavo pensando a questo versetto, no? Ho detto al Signore: ti ringrazio che siamo qui e non altrove, perché essere qui non è la stessa cosa che essere altrove. Quanti la cercano solleciti e saranno ricolmi di gioia. Già cercare Gesù, anche senza averlo ancora trovato, ci riempie di gioia. Una vita sensata, una vita piena, è una vita che cerca il Signore. Ecco, alla ricerca segue il possesso, perché Gesù ha detto nel Vangelo: chi cerca trova. Gesù si lascia trovare da quelli che lo cercano, Adesso vedremo, poi certo c'è un cammino da fare, un cammino che passa anche per momenti critici, luoghi tortuosi, disciplina, eccetera, ma certamente finisce in bene. E quando si possiede, Gesù, possiamo possederlo, si eredita la gloria. E attenzione, qualunque cosa intraprenda, il Signore lo benedice. Io da sacerdote, saluto i fedeli durante le funzioni, durante le celebrazioni, come dicendo sempre: il Signore sia con voi. Ma se il Signore è con noi, io questo lo auguro e lo spero, saremo benedetti in tutte le cose che facciamo. San Paolo scrive: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi ci si può mettere di traverso? Chi ci può ostacolare? Chi ci può mettere, impedire di portare a compimento le opere buone e sante che il Signore vuole da noi? Chi? Ma neanche se si schiera tutto l'inferno insieme, perché se Dio è con noi siamo più che vincitori, dice San Paolo, in colui che ci ha amati. Comanda il Padre Eterno, o comandano gli altri. Il problema è essere con Lui. Per questo che si dice nella Messa: io non vi saluto dicendo il Signore è con voi, dico il Signore sia, perché bisogna vedere cosa c'è nel nostro cuore, se Lui può essere con noi, se lo stiamo cercando, se lo abbiamo accolto. E adesso vediamo, no? Coloro che la venerano rendono culto al Santo, e il Signore ama coloro che la amano. Amare Gesù, Verbo incarnato, cosa ha detto Gesù nel Vangelo di San Giovanni? Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Il Signore ama coloro che l'ama, e anche io lo amerò e prenderemo dimora presso di Lui. Mi manifesterò a Lui. Più sotto cosa dice? Gli manifesterà i propri segreti. Queste non sono favole, non sono miraggi o cose riservate a pochi eletti, a qualche certosino di chi lo sa dove campa e non pensa altro che il Signore. Tutti potremmo vivere queste cose qui, nessuno è escluso. Chi ascolta la sapienza giudica con equità. Attenzione, non sono soltanto i giudizi dei giudici che siedono in tribunale. È il giudizio e la corretta valutazione delle cose e dei comportamenti. Noi non giudichiamo mai le persone non si giudicano, ma le situazioni sì, i comportamenti sì. Se una persona si comporta male, io posso dire che quel comportamento è sbagliato, la persona
persona non va giudicata, perché devo pensare che sicuramente lui non lo sa, non se ne rende conto, avrà delle circostanze attenuanti, non avrà avuto una buona educazione, sarà stato fortemente tentato, quindi la persona non si giudica. Ma i comportamenti sì, e i comportamenti e le situazioni vanno giudicate bene, corretto discernimento, questo ce l'hanno coloro che vivono in comunione con il Signore. Ancora, chi presta attenzione alla sapienza, chi la ascolta, vivrà tranquillo. Tutti vogliono vivere tranquilli, ma quasi nessuno ci vive tranquillo. Ma chi ci pensa che per vivere tranquillo mi devo prendere il Vangelo, ascoltarlo con attenzione e metterlo in pratica? Perché questo è. Non ci sono altre ricette. E se io non sto tranquillo, questo magari ci possiamo mettere tranquillamente, sicuramente c'è qualche cosa della mia vita che va contro il Vangelo, al 100%, sicuro. Non dipende dalle situazioni esterne, dal fatto che gli altri mi danno i problemi, dalle tribolazioni della vita, non c'ho lavoro, non c'ho questo, non c'ho quell'altro, queste sono cose secondarie. Chi confida in lei la otterrà in eredità. La confidenza, quello stato di profonda, appunto, confidenza, abbandono in Gesù, no? Quella fiducia piena nel suo aiuto, nel suo conforto, nella sua protezione. Bellissimo Salmo 23 che dice: se dovessi camminare in una valle oscura, ma io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Tu sei con me. Chi la possiede eredita la gloria, e chi confida in lei la ottiene in eredità. Ora, come si passa dalla ricerca della sapienza di Gesù al possesso? Qui bisogna fare un cammino. Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Sforzatevi di passare per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e quasi tutti ci passano, quanto invece è stretta la porta e angusta la via, i luoghi tortuosi che conduce alla vita, e pochi ci passano. Ci sono delle difficoltà da affrontare, perché la via del Signore, per come siamo messi noi oggi in stato di natura decaduta, è presente delle difficoltà che vanno affrontate e superate. Gli incuterà timore e paura. C'è un momento normale, diciamo così, nel processo di crescita interiore. È un momento di passaggio, non è un momento definitivo. San Giovanni dice che l'amore scaccia il timore. Però l'amore deve essere preceduto dal timore. Dicono i santi che la conversione del peccatore, peccatore con la P maiuscola, passa attraverso la presa di coscienza, perché per tutto quello che ha fatto dovrebbe andarsene all'inferno. Quindi l'esistenza dell'inferno con i tormenti ad essa legata, ed anche la presa di coscienza che se non ci fosse la misericordia di Dio per quello che ho fatto io non dovrei stare all'inferno, è un passaggio fondamentale, ripeto, è un passaggio non definitivo. Perché Dio, la nostra fede non si fonda sul timore e sulla paura, ma sull'amore. Ma passa attraverso questo stadio. Lo tormenterà con la sua disciplina finché possa fidarsi di lui e lo abbia provato con i suoi decreti. Qui chi ha vissuto queste cose lo sa molto bene. Il Signore ci fa passare attraverso tante prove, tribolazioni. Se vi ricordate quando abbiamo iniziato il libro della Sapienza, le primissime parole: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, ti porterà verso il Dio, ti proverà, eccetera eccetera, fino a quando? Ecco, il Signore ha bisogno di fidarci di fidarsi di noi, eh sì, perché per ammetterci alla sua presenza, per farci gustare fin da questa vita la sua dolcezza, per manifestare i propri segreti ai suoi amici, Gesù, i segreti suoi, i
manifesta e come li manifesta, ma non prima che il suo amico sia stato provato. Quindi c'è un cammino da fare, e attenzione che se Dio ce ne scampi liberi, se gli batte una falsa strada, lo lascerà andare e l'abbandonerà in balia del suo destino. Su questo bisogna fare sempre estrema attenzione, perché questa frase ci ricorda la nostra sussistente e permanente libertà. Il Signore ci indica la via della vita e ci sta dietro per tanto tempo, tanto, perché ha tanta pazienza con noi. I maestri di spirito hanno sempre detto: non bisogna però abusare della pazienza di Dio, che in teoria è illimitata, però in pratica Dio a un certo punto, se vede che un suo figlio sputa sulle grazie ricevute, le spreca in continuazione, non ne fa tesoro, non lo ascolta, non si corregge, non rettifica, una volta, due volte, dieci volte, dopodiché, come dice Gesù nel Vangelo, prende quelle grazie e le trasferisce a una persona che l'ascolta. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ecco, quindi questa non c'è. È una cosa da prendere sul serio. Nel senso che non, il Signore è buono, paziente e misericordioso, dice la Sacra Scrittura. Non dobbiamo però abusare della sua pazienza e della sua bontà. Questo è come il peccatore impenitente, insomma, che, come dire, crogiolandosi sulla misericordia di Dio, aggiunge peccato a peccato, fa sempre le stesse cose, senza il minimo proposito di emendarsi, una volta, due volte, tre volte, dieci volte. Padre mio, diceva così la prima volta, io ti do la soluzione, questo lo diceva lui, se lo poteva permettere. La seconda volta ti do la soluzione con la penitenza che te la ricordi. La terza volta ti dico, prima di venirti a confessare, ecco, aspetta e cerca di dare frutti di conversione, perché altrimenti, come dire, la misericordia di Dio diventa una barzelletta e la sua bontà e pazienza, anziché diventare un aiuto per noi, diventano, come dire, uno strumento che ci incentiva paradossalmente al male, anziché aiutarci a lasciarlo. E questo certamente il Signore non lo permette. Se noi nella nostra libertà battiamo false strade, continuiamo a battere false strade nonostante i reiterati ammonimenti, il Signore a malincuore, con dolore, ci dice: figlio mio, vai, come disse al figlio al prodigo, e speriamo che ci sia qualche possibilità di ritorno, insomma, perché poi quando ci si va a perdere per i sentieri malsani, si sa quando si parte, ma non si sa se e quando si ritorna, perché la misericordia di Dio è grande, ma si badi, non si deve mai di essa abusare, né di essa farsi gioco, ecco, irriderla, farsi beffe, perché questo il Signore non lo può permettere. Per evidenti ragioni non lo permetteremo noi, insomma, che siamo dei poveri esseri umani, figuriamoci se può permetterla la divina sapienza. Siamo lodato, adorato e ringraziato ogni momento.